Uno degli scopi di Raiza Veneta è proprio quello di fare luce sulla pagina di storia veneta, che troppo spesso nei libri di storia correnti non sono citati, non sono raccontati, non sono minimamente presi in considerazione. Eppure noi abbiamo quest'obbligo morale, quest'obbligo nei confronti dei Veneti di far conoscere la loro storia, una storia gloriosa, una storia fatta di cose importantissime. Questa è una pagina che ci riguarda purtroppo nel suo finire della sua epoca gloriosa. Abbiamo visto i tocchi di democrazia di cui l'Italia è stata capace allora e più o meno abbiamo anche ben capito che non è che sia cambiata poi così tanto la faccenda. Ora andiamo appunto a trattare il tema delle conseguenze di questa unità d'Italia avvenuta in questo modo per i Veneti. Vista dai Veneti, raccontata da Lorenzo Fogliata, avvocato del Foro di Venezia, estremo conoscitore della storia veneta, è un piacere presentarvelo. Disse Tegetthoff ai suoi marinai: messe sic, von Lissa werden. Dobbiamo vincere la battaglia di Lissa. Lissa deve essere una vittoria. E questo, guardate, nonostante che, questo va sottolineato, le due flotte avessero una disparità spaventosa. Voglio ricordare alcuni dati. La flotta italiana, Lissa, aveva 28 navi, delle quali 12 corazzate. Corazzate modernissime perché erano state acquistate dagli inglesi, erano davvero l'ultimo ritrovato bellico, tant'è che montavano un cospicuo barco di artiglieria, cannoni modernissimi a canna rigata, mentre la flotta austriaca, che era costituita circa da 18 unità navali, non aveva le corazzate, anche se alcune navi di legno portavano una lieve corazza d'acciaio, ma non erano nate così e quindi non avevano la caratteristica di essere la corazzata in senso proprio, e avevano cannoni a canna liscia. Pensate che la flotta italiana era superiore almeno del 50% a quella austriaca, come tonnellaggio e come equipaggi. Le artiglierie italiane potevano sparare da 1.000 metri di distanza, in 1 chilometro, colpendo il bersaglio con proiettili pesanti 1,5 quintale. I proiettili austriaci non pesavano più di 13 kg. I marinai sulle due flotte erano circa 16.000 uomini sulla flotta italiana e 7.492 sulla flotta austriaca. Tegetthoff sapeva tutto questo, era ben al corrente di questa situazione, tant'è che concepisce una strategia di battaglia fondata su due elementi, quelli tipici dell'organizzazione austriaca, quindi l'organizzazione e l'ordine della flotta. Mette la sua flotta in linea e in modo molto ordinato, ma soprattutto il valore e la perizia nautica degli equipaggi, perché per condurre una flotta come la condusse Tegetthoff, ovviamente è necessario avere piloti e marinai d'eccellenza. Nella flotta italiana c'è questo Persano, il quale, pensate un po', addirittura ha la brillante idea, proprio per salvare la propria persona, non per altre ragioni, di lasciare la Re d'Italia, che era l'ammiraglia della flotta, la abbandona in vista della flotta austriaca dopo aver deriso la flotta austriaca, perché si dice che abbia detto ai suoi secondi: ecco che arrivano i pescatori ridendo, sapendo che aveva una grande superiorità tecnologica. Dopo aver deriso il nemico, lascia la Re d'Italia e, in mezzo allo smarrimento dei suoi ufficiali che non capiscono che cosa stia facendo, si cala sulla scialuppa e si mette al sicuro nelle retrovie della flotta, all'interno di un incrociatore che era il più moderno in assoluto, chiamato la Fondatore, l'ultimo ritrovato della tecnologia bellica navale. Però questo non viene segnalato adeguatamente, viene calato Pavese, Gagliardetto, non so come chiamarlo tecnicamente, dell'ammiraglio, ma non viene sostituito da alcun altro segnale,
Nella fondatore, perché qua c'è l'aspetto comico della faccenda, nella fondatore non c'è il segnale dell'ammiraglio, per cui non posso missarlo. C'è al massimo il segnale del viceammiraglio, peccato che il viceammiraglio però sia un'altra persona. E quindi i comandanti della flotta italiana, alcuni anche di valore, guardano senza capire che cosa stia accadendo. Non guardano chiaramente la fondatore per ricevere ordini, e se anche guardano la fondatore lo guardano senza sapere cosa fare. La Reditalia, che era il fiore all'occhiello della flotta italiana, costata moltissimo, con i primi processi di corruzione e di peculato naturalmente sulla flotta, perché vi sono ufficiali e sottufficiali che si vendono anche le divise e tutte le derrate alimentari, la Reditalia viene abbandonata al proprio destino in una flotta che subito, in mancanza d'ordini, si sfilaccia, dopo che Persano, prima di abbandonare, dà l'ordine di metterla in linea di fila orizzontale rispetto all'avanzata della flotta austriaca. Quindi un disastro. Perché? Perché conta sulle artiglierie, ma senza ordine le artiglierie non fanno fuoco in tempo. Certo che se i cannoni italiani, con la differenza che vi ho detto di calibri, avessero potuto sparare e andare a segno entro il chilometro, probabilmente le sorti della battaglia sarebbero state molto diverse. Teletov sa questo e lancia la sua flotta alla massima velocità possibile, perché conta sullo speronamento. Conta sullo speronamento, e per fare lo speronamento ci vogliono, ripeto, marinai di altissima classe e di grande coraggio. Si dice che Teletov, la tradizione dice, come ci ricorda Ettore, la tradizione ci ricorda che Teletov, allevato presso il Collegio di Marina di Venezia, conosca perfettamente il Veneto, anche perché probabilmente non poteva dare ordini a marinai che parlavano esclusivamente di Veneto, non poteva dare ordini se non in Veneto, e si rivolge al suo pilota, il famoso Pianeo, al quale dice «Daghe dosso Nino, che la ciappemo». E prima gli chiede anche un'opinione, Nino che la fema, Nino che risponde «Sì, che la fema, Nino Ciosotto, che la fema». La Reditalia viene speronata anche un'altra unità navale, al secondo speronamento, perché prima viene speronata sulla poppa, cade e addirittura viene tranciata la parte della poppa, cade la bandiera e sarà proprio un veneziano dalmata a lanciarsi per prendere la preda della bandiera italiana su richiesta di Teletov, e dopo viene speronata una seconda volta, questa volta al centro, si inclina, comincia subito ad affondare. Viene sottolineato da un cronista croato il valore dei marinai italiani, un po' la storia, no, degli eserciti italiani, i comandi inesistenti e soldati di valore. Il valore dei marinai italiani, i quali scaricano fucileria sulla flotta austriaca fino proprio, si dice, quando hanno praticamente l'acqua alla gola. Si dice che l'ufficiale più alto in grado si punti la pistola alla tempia, non si capisce se si spara o se muore negato, fatto sta che muore con l'affondamento della nave. Morale della favola, la Reditalia affonda. E appunto la tradizione dice che dalle marinerie austriache si levi il grido viva San Marco. Una storia doppiamente, triplamente, quadruplamente ingloriosa, perché oltre agli aspetti che vi ho detto finora, che già insomma lasciano molto perplessi, come vi ha detto Beggiato, la battaglia è stata voluta dagli italiani a tutti i costi, nonostante l'Austria, dopo la sconfitta di Sadova, che correggimi Ettore se sbaglio, del 4 luglio, se non voglio, del 3-4 luglio, una battaglia talmente cruenta da lasciare sul campo qualcosa come 50.000 uomini. Dopo la battaglia di Sadova, l'Austria offre ufficialmente, queste non sono dicerie ventiste, sono documentali, offre ufficialmente all'Italia la cessione del Veneto, naturalmente con la mediazione francese. No, dicono loro. Mai, non sia mai che noi accettiamo il merito dalla Francia, e quindi vogliono la riscossa di una guerra che avevano già perduto per terra, appunto a Custoza, la vogliono per mare. E questa è la storia bellica. Io mi ero incaricato con gli amici che mi hanno invitato, Giorgio e Dania, di spendere due parole però del prima più che del dopo. Credo che del dopo si occuperà l'amico Alberto, cioè cos'è il Veneto, le Venezie, come si chiamavano, come arrivano a questa situazione di cessione ingloriosa, chi siamo a quell'epoca. Fatemi fare un piccolo passo indietro, una veloce carrellata, anche se sono fatti, immagino, da molti di voi conosciuti.
La Repubblica Veneta nel 1790 conta 2.800.000 abitanti circa, ha un tessuto imprenditoriale vivacissimo per l'epoca. Ecco, non ci stupiamo oggi se il Veneto ha 500.000 imprese. Non c'è soluzione di continuità nel metodo, nella mentalità di queste genti. Per queste genti non intendo solo veneti in senso proprio, come siamo abituati a ragionare con la regione Veneto, ma i veneti di allora, cioè anche bresciani e bergamaschi. Pensate che Brescia era la provincia più ricca dello Stato da terra, era quella che dava più introiti allo Stato Veneto. È una, quindi, regione d'Europa particolarmente florida, particolarmente piacevole, particolarmente bella, amena da vivere e ricca già all'epoca. Tutte balle quelle della decadenza, sapete? Non perché, attenzione, le balle sono sempre relative, no? Bisogna vedere a che punto di vista le si prende. Il concetto di decadenza è stato sfruttato moltissimo e in malafede finora da moltissimi storici, universitari, politici, non ne parliamo, cioè Venezia, perché bisogna creare l'idea che fosse ineluttabile destino lo sparire dalle pagine della storia. Questo è il punto. Non ha importanza il governo aristocratico. Se parliamo, dico io invece, la questione della vita del governo aristocratico, da un popolo che in un modo o in un altro era vivo da 14 secoli in forma moderna, ma aveva una tradizione millenaria, perché ne parla Omero, no? Bene. Questo popolo si trova in questa forma ed è un popolo ancora ricco per l'epoca. Gli storici, Gullino riprende gli studi di Frederick Lane degli anni 70, l'americano che ha scritto una trilogia serissima sulla storia di Venezia, professore universitario negli Stati Uniti, che ha scritto Le navi di Venezia, Il mercante di Venezia, La storia di Venezia, 3 volumi. E lui ricorda, dati alla mano, che i traffici della Serenissima, l'anno della caduta, 1797, sono più o meno gli stessi di quando Tommaso Mocenigo, nella prima metà del 400, nel suo testamento ricorda il volume dei traffici della Repubblica Veneta e sconsiglia l'elezione di Francesco Foscari, perché lo considera un guerrafondaio e che quindi, secondo lui, rischierà di portare lo Stato alla rovina con le sue guerre. Siamo nel periodo della massima espansione della Repubblica Veneta, della massima potenza. Questo cosa significa? I dati vanno analizzati. Certo non significa che la Repubblica Veneta del 1797 avesse lo stesso prestigio, la stessa potenza internazionale della metà del XV secolo, questo sarebbe folle affermarlo. Perché quindi c'è una diversità? Perché è cambiata la realtà europea attorno alla Serenissima. La Serenissima è diventata una potenza di più limitati confini, di più limitata influenza, punto e basta. Ma è uno Stato florido, è uno Stato che sta bene. L'aristocrazia comincia a ritirarsi lentamente non dalla politica, ma dalla mercatura. E come in tutta Europa, perché Venezia non faceva, scusate, quando parlo di Venezia naturalmente intendo lo Stato Veneto, quindi anche voi, i vostri confini, le vostre terre, non faceva eccezione, vede l'avanzata della borghesia. Anche la borghesia ebraica, tutte queste balle sul ghetto di Venezia, balle nel senso che si parla del ghetto come fosse stata una violazione dei diritti umani e una carcerazione degli ebrei, sono veramente da sfatare. Calimani stesso nei suoi libri sul ghetto di Venezia dà atto di un sacco di cose diverse da quelle che vengono diffuse. Pensate che gli ebrei alla fine della Repubblica erano armatori di navi e avevano la licenza e il permesso di navigare con il paviglione veneto, lo chiamavamo, cioè quello di San Marco. E moltissime navi erano per esempio dei Treves, quelli che poi faranno fortuna proprio in epoca napoleonica e così via. D'altronde, dicevamo prima con Ettore, non dimentichiamo che Daniele Manin è ebreo, è figlio di ebrei, quindi colui che volle la rivolta del 48-49 e che impose come grido viva San Marco contro l'opinione di tutti i suoi corrivoluzionari e che impose il nome di Repubblica di San Marco e che il più grande storico della storia di Venezia, il più grande in assoluto, cioè non c'è discussione, 10 volumi della storia documentata di Venezia sono insuperati, Samuele Romanin, ebreo, triestino, che scrive questo libro no 2 secoli dopo, ma tra gli anni, questi libri tra gli anni 30 e gli anni 50 del XIX secolo, quindi vicino per generazione alla caduta della Repubblica, quindi un ebreo praticante che se avesse avuto notizia che il suo popolo era stato maltrattato da Venezia si sarebbe ben guardato
da fare una cosa del genere. Chiusa parentesi. Quindi uno stato vitale, vivo, che cos'è che è meno vivo? La forma di governo, probabilmente il governo va cambiato, non è un fenomeno veneto, è un fenomeno europeo. La rivoluzione francese si esplode per questo. L'Inghilterra e l'Austria hanno un ricambio di classe dirigente naturale che prima si affianca all'aristocrazia, poi man mano la sostituisce senza ghigliottine. In Francia avviene invece con centinaia di migliaia di teste che rotolano. Negli altri paesi europei no. E Venezia con calma seguiva questa evoluzione. I borghesi erano già importanti, leggete Goldoni e ne avete la prova. Goldoni deride l'aristocrazia nelle sue commedie e mostra questo conflitto pacifico, sociale, questo confronto politico tra il borghese e l'aristocratico. D'altronde, guardate, quando parliamo del popolo, di cui parla poi la Francia rivoluzionaria Napoleone, non si parla mai del ciabattino, Quando si parla del popolo si parla del ricco mercante. La classe che va al governo con la municipalità provvisoria e la caduta della Repubblica e che verrà poi insediata da Napoleone, è una classe di ricchi, è una classe di censo, quello è il popolo di cui si parla. Del popolino non si occupa nessuno, tanto meno i rivoluzionari di origine francese, se ne occupava molto di più la Repubblica Veneta, che aveva una struttura sociale e di welfare, si direbbe oggi, molto ramificata e importante. Bene, velocemente perché il tempo scorre. Quando cade la Repubblica, insomma, c'è un terremoto impressionante, voi sapete com'è andata, viene illusa una classe di rivoluzionari di piccolo cabotaggio, piccoli personaggi, piccoli avvocati, medici, qualche patrizio traditore, tutti massoni, questo sia chiaro, anche questo non è una battuta, è documentato, tutti iscritti alle logge massoniche, tutti. E guarda caso alle logge massoniche saranno iscritti poi tutti i protagonisti del sorgimento, Garibaldi o capologgia, stiamo scherzando. Tutti i massoni, questi sono quattro gatti rispetto al popolo, ma hanno una carta fondamentale, l'armata francese dalla loro parte, che non è proprio un dettaglio. L'armata d'Italia, la quale ha già sovvertito il Piemonte, ha già sovvertito la Repubblica Ligure, ha già sconfitto ripetutamente gli eserciti austriaci e si è presentata nel modo che sappiamo a Venezia, dichiarando guerra proditoriamente all'ultimo momento, il 1° maggio, del 97, dopo aver stracciato un trattato di neutralità tra la Repubblica Veneta e la Repubblica Francese che non era mai venuto meno. Bene, un tracollo dovuto alla velocità del succedersi degli eventi. I francesi lasciano agli austriaci alla fine del 1797, i primi del 98 entro gli austriaci, le lasciano una città devastata da subito. Ha imposto a Napoleone il pagamento di 3 milioni di lire tornesi, che è una cifra immensa, ha messo in ginocchio proprio i suoi amici della municipalità provvisoria per il pagamento di queste cifre, quindi vanno a requisire a destra e a manca, vanno a grattare il fondo della pentola, vanno a chiedere proprio, vanno a spremere proprio la comunità ebraica, vanno a spremere gli artigiani, vanno a spremere i patrizi che non avevano aderito alla loro impostazione, insomma un disastro. Distruggono l'arsenale, fanno fuori completamente per non lasciare nulla di integro, ma integralmente vuol dire integralmente il cordame, la pece, cioè fanno fuori, rubano i chiodi, capito? Lasciamo perdere le navi che scompaiono dagli arsili, anche quelli in costruzione, che poi andranno a costituire il nervo della flotta francese ad Aboukir, cioè, lasciamo stare che quel pazzo di Napoleone decida di, perché c'è un nucleo paranoideo, anche qui mi assumo la responsabilità di quello che dico, ascoltate bene, uno psichiatra avrebbe da divertirsi. Cosa fa questo? Fa bruciare il Bucintoro, anzi, non fa bruciare il Bucintoro, fa bruciare le dorature del Bucintoro, tutte le sculture dei Corradini, quindi la parte artistica, raccoglie l'oro, si dice, le ceneri se le fa portare in casa a Milano, e di fin qui dice, vabbè, sei un conquistatore all'antica, sei un dominatore, un distruttore, pazienza. Ma la cosa bella è che nel 1805 a Trafalgar, quando Nelson fa una manovra come quella che farà Tegetthoff a Nissa, una manovra che nessuno si aspettava, quando le flotte franco-ispanica e inglese si affrontano in linea di fila, come sempre si era combattuto fino allora nelle battaglie navali dei vascelli, prima con le galere era un'altra storia,
Nelson decide di fare una arditissima manovra che gli costerà la vita, ma che guadagnerà la vittoria all'Inghilterra. E cioè vira di bordo, taglia la via tra la poppa dell'ammiraglia francese, dell'ammiraglio Villeneuve, e la nave che lo segue. Sapete come si chiamava quell'ammiraglia? L'ammiraglia della flotta francese del 1805, una delle più grandi flotte in quel momento del mondo, si chiamava Bucenter, il Bucintro. Allora questa è una cosa che non si legge mai nei libri di storia e che francamente fa molto pensare che Napoleone, che poi a Santa Elena scriverà moltissimo di noi, si giustificherà del perché ha fatto tutto questo e dice che lui non è stato un protagonista ma un esecutore della storia, che del resto lui, lo dice lui, ipse dixit, attenzione, lui ha creato gli italiani. Ha ragione. Infatti andiamo a vedere il seguito velocemente di questi veneti che arrivano alla terza guerra di indipendenza e alla cessione della loro terra in quel modo vergognoso. Lui sì che fa gli italiani. Lui lascia, pende con il rammarico di Foscolo e di tutti gli invasati come lui, mi prendo la responsabilità anche di questo, anche se mia figlia da poco ha portato Foscolo forzatamente a scuola, il quale segretario della municipalità provvisoria, quando sale la notizia, circola la prima notizia che Napoleone avrebbe venduto il Veneto all'Austria, invece di dire beh, bel porco, cosa fa? Cioè, diamo fuoco, incendiamo Venezia, non lasciamola agli austriaci. Questa fu la proposta di Ugo Foscolo. Voleva dar fuoco a tutta la città per non lasciarla agli austriaci. E poi tutto il resto, insomma. Ti ha venduto la città, che fai? Che fai? Scappi nella Repubblica Cisalpina, cioè proprio dove c'è Napoleone Bonaparte. È chiaro che hai paura degli austriaci, è anche chiaro però che vai da quello che ha tradito tutti i tuoi ideali, la tua terra, ma non ti fermi qui, si arruola nell'esercito napoleonico, quindi diventa anche un soldato dell'esercito napoleonico, fino a quasi alla fine, poi quando scriverà le ultime lettere di Jacopo Ortis, un'opera peraltro plagiata dal Werther di Goethe, quindi non è neanche originale, scriverà male di Napoleone, un uomo senza onore, un uomo eccetera, ma è troppo tardi. Bene, tornano i francesi nel 1806, dopo la pace di Presburgo, il sole di Austerlitz, una delle luminose vittorie di Napoleone, tornano nel Veneto e lì è la catastrofe. La catastrofe, guardate, che ci portiamo ancora dietro, perché non è solo una catastrofe sul piano della rapina, della devastazione. I due decreti del 1806 e del 1810 di soppressione dei beni ecclesiastici fanno a pezzi qualcosa come 70 chiese nella sola Venezia, 12 a Murano, che vuol dire che è come se fosse passato uno stormo di bombardieri, che Murano non si prenderà mai più, è stata praticamente rasa al suolo, non ha più l'aspetto, se qualcuno pensa di vedere Murano, la Murana se lo toglie la testa, è come Zara che è stata distrutta dai bombardieri inglesi al 90%, Murano è la stessa cosa, Venezia cambia completamente aspetto. Una settantina di chiese, 385 scuole di devozione di arte, 100 palazzi. Non è che va lì di piccona, sapete, no, semplicemente con le sue leggi, la soppressione dei beni ecclesiastici e dei monasteri fa sì che si chiude, fuori dalle scatole gli ordini minori, maggiori, eccetera, fuori dalle scatole i preti, incameriamo noi all'erario. Quindi, quadri, distruggiamo le tombe, facciamo fuori i monumenti che non servono, ne facciamo una caserma, o questa la facciamo, ne facciamo una cava. Per il marmo e per i laterizi, e c'è la distruzione. Praticamente dovete immaginare che intorno al 1811, dice Alice Zorzi, Venezia è cosparsa di macerie. Per fare i giardini napoleonici, distrugge quattro tra le più belle chiese più tradizionali di Venezia, Sant'Antonio di Castello, la chiesa dei Marinai, con sepolto il doge Antonio Grimani, uno dei più bei monumenti della Rinascenza, San Domenico, la parrocchia di Giambattista Tiepolo, e così. Le gallerie dell'Accademia oggi sorgono nella ex chiesa della Carità, che aveva uno dei più bei monumenti della Rinascenza veneziana, di Doge Marco di Agostino Barbarigo, fatta fuori completamente, c'è chi ancora dice, caspita, ci ha dato le gallerie dell'Accademia. Vengono trafugati 30.000 quadri, 30.000 dipinti, i più importanti di itinerario. E cosa vuol dire? I numeri 1 partono per Parigi, i numeri 2 vanno a Milano, i numeri 3 restano a Venezia, i numeri 4, 5, 6, 7 vengono venduti, quindi vengono completamente dispersi. Guardate che ancora oggi, non ci pensiamo mai, ma le gallerie dell'Accademia e la Pinacoteca Brera
sono il deposito di un ricettatore, di un ladro. Io quando vado alla Brera, non corre andare a Parigi, perché tutti gli italiani, molto provinciali, non andavamo a Louvre e si scandalizzano. Andate a scandalizzarvi anche le Pinacoteca Brera. Perché Milano deve avere il ciclo di San Marco, quando la scuola di San Marco è stata restaurata di recente e potrebbe ospitare in situ i quadri, e Milano deve tenere la Pinacoteca i quadri rubati da Napoleone e messi lì da Napoleone? Per quale ragione? Perché certi quadri sono nelle gallerie dell'Accademia quando potrebbero tornare al loro posto? Che sono solo il deposito napoleonico, che ha creato la dispersione di tutto il resto, tutti quei grandi capolavori che qualche cretino di professore universitario dice ancora, ma lui ha creato i musei pubblici. No, esistevano già i musei pubblici, la Repubblica aveva già i suoi musei, uno scoop. Il museo di archeologia era già un museo pubblico, la collezione Grimani era già un museo pubblico, il giardino di ferro all'arsenale, il museo delle artiglierie erano musei pubblici. Le chiese erano musei pubblici all'aperto, i conventi erano musei pubblici all'aperto, le scuole erano musei pubblici all'aperto. Chiusa parentesi. Quanto tempo ho avuto ragione? Quanto? Due minuti. Quando quindi finisce questa distruzione, c'è la distruzione politica, l'assetto politico, la distribuzione politica del Veneto toglie a Venezia qualsiasi importanza. Venezia è semplicemente una provincia, e infatti Savoia, che ripetono questo modello, non ci pensano neanche minimamente a creare le regioni, che l'Austria con tutti i suoi difetti aveva bene invece in seno, perché era uno stato cosmopolita. Quindi il Lombardo-Veneto, bene o male, è una regione con una sua capitale Milano, una seconda capitale Venezia, è una regione forte, ha il senso del federalismo, ha ragione Ettore. Si chiamava Österreichische Venezianische Kriegsmarine, quindi attribuisce, mantiene delle tradizioni con tutti i suoi difetti, perché l'Austria ha potere dipinti, draga fiscalmente le risorse Veneto-Lombarde, ma non importa, ma lascia una tradizione, non è che fa fuori tutto. Quando i francesi invece hanno dominato, hanno distrutto la tradizione di centro di potere, di capitale culturale e di Stato. E Alice Zorzi registra dai suoi studi non solo una perdita economica, eccetera, che è micidiale, pensate che la città si riempie illecita e questi territori si riempiono di mendicanti, c'è un calo demografico mostruoso, non parliamo delle aziende, delle imprese, a Venezia c'era un edificio che occupava fino alla caduta 7.000 dipendenti, dopo la caduta ne ha 200. Lasciamo stare tutto questo. Ma c'è una perdita di identità, una fortissima perdita di identità. Cioè subito il Veneto viene stracciato, trattato come una provincia qualsiasi. All'arrivo degli italiani si ripropone questo modello, esattamente questo modello. Vi consiglio, se posso, per avere un'idea del quadro che sinteticamente vi ha dato Ettore Biggiato, di cosa è stato l'arrivo italiano, degli italiani nel Veneto, di come si è svolto, di come del clima che c'è nei giorni del cosiddetto plebiscito, di leggere Federico Bozzini, che purtroppo mi pare che non sia più tra noi, credo che sia mancato prematuramente. Sì, è morto. Ecco, mi dispiace molto, non sapevo, l'avevo saputo di recente. E l'arciprete il Cavaliere, che della zona di racconta l'arrivo italiano a Cerea, racconta tutta la storia di Cerea. Guardate, giorno dopo giorno si legge il clima di intimidazioni, di minacce, di esaltazione, ai danni del prete, ai danni di quelli che erano tranquilli e che avevano tutto sommato nel regime austriaco, non perché fossero dei folli filostriaci, ma perché gli andava bene quell'ordine là, e di cosa accade dopo l'arrivo degli italiani. E la coscrizione e la tassa sul macinato vengono riprese, oltre all'ordinamento istituzionale, quindi all'annullamento del problema, centralismo folle, che dice Zorzi verrà attenuato solo dalla Repubblica Italiana con l'istituzione delle regioni, e che invece, come vediamo, senza quasi che ce ne accorgiamo, sta per sparire di nuovo con qualche cretino locale che dice anche eliminiamo gli sprechi, eliminiamo le regioni, senza capire che sono l'ultimo baluardo, anche se debole, anche se difettoso, l'ultimo baluardo ha un minimo di senso identitario. Chiudo perché il tempo è tirato.